1-1, sorpresa, vedete che i catalani sono andati subito in difficoltà, in maglia verde la squadra del Legia che mette in mostra un contropiede pericolosissimo. Qui vediamo Koeman, il giocatore che poi sarà anche determinante. Qui c'è un tiro di Salinas che sfiora il gol per il Barcellona, che però ha sempre questo contropiede temibilissimo da parte dei rapidi polacchi, ed ecco che qui siamo nel momento dell'azione del gol, superato Zubizarreta che era andato disperatamente incontro. Il gol di Latka al 26esimo, stiamo rivedendo la fase finale proprio del tiro di Latka che ha visto Zubizarreta fuori dai pali e lo ha sorpreso. Ancora c'è questa azione d'attacco dei giocatori del Barcellona, ovviamente che si spingono premendo, ma si espongono al contropiede, ed ecco ancora che Latka fallisce abbastanza clamorosamente il raddoppio ancora nel primo tempo. Anche nella ripresa subito contropiede, e questa volta il gol polacco ci sarebbe, ma l'arbitro, che è lo svizzero Blattmann, lo annulla per fuorigioco. È giusto, il giocatore che ha segnato era in fuorigioco, rivediamo qui l'azione. Se avesse proseguito da solo il giocatore che aveva iniziato questa azione, non è lui a riposizione regolare, ma a questo punto invece il compagno era probabilmente in fuorigioco, anche se l'immagine non è chiarissima sotto questo punto di vista. Solo a 5 minuti della fine c'è il fallo in area di rigore, l'arbitro Blattmann assegna il calcio di rigore al Barcellona, che riesce ad evitare la sconfitta con la trasformazione di Ronald Koeman. Il calcio di rigore, una sua solita trasformazione che dà l'1-1 anche strettissimo al Barcellona. Lo rivediamo, anche se l'immagine non è delle migliori.